pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Festeggiare i miei 50 anni con tutti voi è un'emozione che mi pervade l'anima. Il 29 gennaio, giorno successivo al mio 50esimo compleanno, uscirà There, il mio nuovo album. Così Mario Biondi ha annunciato fin dai giorni scorsi sui social il suo nuovo disco There, appunto, in uscita proprio a fine mese. Si tratta di un progetto ricco di collaborazioni con vecchi e nuovi amici. In particolare il disco contiene 10 inediti più 3 rivisitazioni di grandi successi della musica internazionale, tutti naturalmente all'insegna delle sonorità tipiche dell'artista, quelle che lo hanno fatto apprezzare dal grande pubblico italiano e non solo. Biondi ha condiviso con i suoi follower anche la copertina di There realizzata da Paolo De Francesco, che lo ritrae con alle spalle il celebre murale alato di Colette Miller, una visual artist e anche performer che è originaria di Richmond in Virginia ma che vive a Los Angeles ed è autrice del progetto Angel Wings. There dunque è un titolo in inglese, significa osare, e così Mario Biondi osa, ma non è la prima volta che lo fa. In realtà lo ha fatto fin dagli esordi, quando si è presentato con canzoni in inglese, lui siciliano, e lo ha fatto ricorrendo e specializzandosi poi nel genere soul e jazz, con la sua voce calda, quasi nera. È il caso per esempio di This Is What You Are, enorme successo del 2006. È un brano contenuto nell'album Handful of Soul, guarda caso anche questo in inglese, che tradotto un po' come dire le mani piene di soul. Era stato interpretato da Biondi in collaborazione con Live 5 Quintet e pubblicato come singolo di debutto nel 2006 appunto. In realtà la prima versione risale a 2 anni prima, era parte del progetto Wasabi destinato a lanciare Mario Biondi sul mercato giapponese. Ma il singolo arrivò prima al DJ britannico Norman Jay, che fece circolare il brano nella playlist di Radio BBC One e in seguito nell'album compilation Good Times 5, in cui erano presenti altri brani di cantanti soul come per esempio Otis Redding, Marvin Gaye e James Brown. Il disco e il singolo soprattutto ottennero un enorme successo, imprevisto per quanto riguardava il singolo nelle dimensioni che invece poi ebbe e che lanciò di fatto l'artista. E così l'etichetta discografica Schema Records decise di pubblicare un album di Mario Biondi in Italia, Handful of Soul, in cui venne proprio inserito This Is What You Are. Il brano ha ottenuto notevole successo anche nelle radio italiane, soprattutto considerando il fatto che si tratta di una canzone di genere soul, e ha contribuito naturalmente a lanciare la carriera di Biondi. Va anche detto che alla parte musicale, alla tromba, si trova un talentosissimo come Fabrizio Bosso. Il genere naturalmente è il jazz puro. Esiste anche un video musicale prodotto per questa canzone che è stato reso disponibile sul canale YouTube della Schema Records a novembre del 2006. È interessante notare quanta strada abbia fatto da allora Mario Biondi, all'anagrafe Mario Ranno, che però ha scelto di prendere il cognome da quello artistico del padre, che si faceva chiamare appunto Stefano Biondi, cantante a sua volta. I primi passi nel mondo della musica quindi li ha compiuti in casa, ma anche in chiesa, cantando nei cori gregoriani e nelle piazze siciliane, proprio insieme al padre Giuseppe Ranno, attraverso varie esperienze anche in giro per l'Italia. Poi ecco la scelta dell'inglese e l'avvio della carriera come turnista nelle sale di registrazione per etichette di nicchia, mentre dal 1988 ecco che ha cominciato a fare da spalla a big dell'epoca, come per esempio Ray Charles. Appassionato di musica soul, è cresciuto ascoltando e imitando interpreti di quel calibro. Con Handful of Soul, l'album da cui è stato estratto il nostro singolo di oggi, ecco che Biondi ha ottenuto anche il primo dei dischi di platino della sua carriera. Il resto naturalmente è storia, ma verrebbe da dire storia contemporanea.